Io ho cominciato a sciare all'età di 6 anni facendo le gare con i normodotati. All'età di 16 appunto ho scoperto queste gare per disabili e sono praticamente 10 anni che vivo in questo mondo. Ho partecipato già a due Paralimpiadi, una è stata a Torino dove ho fatto la portabandiera e l'altra è stata a Vancouver 2010 dove ho vinto la medaglia d'argento in Super G. Adesso ci saranno le Paralimpiadi di Sochi, io esco da un infortunio abbastanza importante, anche se ormai nel mondo sciistico diciamo è un po' di routine, che ho operato i ligamenti crociati e la federazione mi ha dato l'opportunità quest'anno di potermi allenare con un grande allenatore che è Valerio Ghirardi, l'ex allenatore di Isolde Cosne, e quindi spero di poter sciare al meglio, di poter allenarmi al meglio. Ovviamente mancano ancora 99 giorni all'evento e quindi c'è ancora un po' di tempo per potersi allenare e per poter perfezionare ancora alcune cose. Beh, io sono nata così, quindi ho sempre vissuto la mia vita normale senza un braccio. Ho cominciato a sciare e a fare un po' tutti gli sport perché comunque nella mia famiglia, diciamo, i miei genitori, sia me che mio fratello, ci hanno sempre detto di provare un po' tutti gli sport e poi avremo deciso noi nel nostro futuro lo sport più adatto a noi. Per me lo sci era un po' il più semplice per me e comunque quello che mi piaceva di più, perché comunque stai all'aria aperta e abitando quasi in montagna, comunque era semplice. E quindi ho deciso di cominciare a sciare e appunto ho fatto le gare con i normodotati e poi sono venuta a conoscenza di queste gare per disabili. Ovvio che adesso con un po' con le TV, un po' con internet si è più a conoscenza di queste gare per i disabili. Una volta 10 anni fa era più difficile perché comunque non tutti ne parlavano e quindi anche le persone disabili stesse non erano a conoscenza di questo mondo. Adesso spero che con Sochi e con Londra comunque già c'è stato un grande cambiamento e quindi niente, speriamo di andare avanti così e di farlo conoscere il più possibile questo mondo.